La critica della politica e dei partiti è degenerata in antipolitica, cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. Il monito di Giorgio Napolitano, diretto al Movimento 5 Stelle, che ha portato alla irriverente risposta della comunità pentastellata, arriva al termine di una mattinata dedicata alla presentazione della raccolta firme per l'uscita dall'euro. Chi è d'accordo per uscire dall'euro e chi no? Ci sono partiti come la Lega e Forza Italia che hanno impostato delle campagne per uscire dall'euro. Ora, se cambiano idea di nuovo loro, allora avete di fronte della gente a cui non va data nessun tipo di credibilità. L'iter è semplicemente nato il 14 di novembre con la presentazione del testo di legge depositato in Cassazione. A dicembre 2014, in particolare il 13, inizierà la raccolta firme. Sarà una raccolta serrata sui territori, ci troverete in piazza a raccogliere le firme con i cittadini. A maggio del 2015 depositeremo la legge di iniziativa popolare e nel dicembre 2015 ci sarà finalmente il referendum sull'euro. Perché non dovremmo fare un referendum? Abbiamo un anno di tempo per informare i cittadini e li informiamo con le domande, risposte, sono temi anche un po' complicati. Una moneta emessa dallo Stato italiano attraverso una nostra banca pubblica ci permette quindi innanzitutto di avere una banca che è prestatore di ultima istanza, quindi una banca che, così come prima di entrare nello SME, aveva la possibilità di emettere direttamente moneta e permettere direttamente allo Stato italiano di controllare gli investimenti da fare e spendere quella stessa moneta direttamente per il cittadino italiano, senza dover nemmeno rincorrere le logiche di interessi del debito o di spesa solo fatta ai fini di riduzione del debito. Il problema non è uscire o no dall'euro, il vero problema è uscire il prima possibile dall'euro. Oggi al Senato presentiamo un'iniziativa che più 5 Stelle di così non può essere, perché riguarda la produzione e la condivisione di energia, e costruendo una rete tra utenti che diventano anche fornitori. È nostra, è una cooperativa di utenza che nasce in Italia come prima esperienza. I valori, diciamo, su cui si fonda la cooperativa sono la trasparenza e di rendere il più possibile comprensibile il mercato elettrico e la bolletta energetica, che sono comunque dei temi abbastanza ostici per l'utente finale. La selezione degli impianti sarà fatta secondo una griglia, una matrice che premierà gli impianti di tipo cooperativo e non solo rinnovabili ma anche sostenibili. È una cooperativa ad azionariato popolare, quindi normali cittadini che si organizzano per gestire il mercato, l'approvvigionamento, la produzione di una materia indispensabile come l'energia elettrica. Ci rivolgiamo alle famiglie, quindi il target è il settore domestico. È partita la campagna di adesione e dal luglio dell'anno prossimo saremo pronti per erogare energia. Ennesimo rinvio, il terzo a Montecitorio, per la legge sul conflitto di interessi proposto dal Movimento 5 Stelle. È ovvio che quest'Aula, fino a quando non si farà carico dell'enorme problema del conflitto di interessi in Italia, che vi riguarda tutti, non potrete mai distinguere se vicino al vostro scranno ci sono persone che vi stanno mettendo informazioni. Perché così facendo, ancora una volta, le prerogative dell'opposizione di portare in aula una propria proposta di legge in quota opposizione vengono meno, perché significa che il conflitto di interessi non verrà discusso in quest'aula e ancora una volta verrà stralciato una proposta di legge portata in aula dal Movimento 5 Stelle. La seduta viene sospesa per le intemperanze dei deputati ed in particolare di Emanuele Fiano del Partito Democratico. Vi garantiamo l'assoluto anonimato di inviarci un'email su Mafia Capitale, ci pensiamo noi. Tolga quel cartello. Inviateci un'email su Mafia Capitale chiocciola movimento5stelle.it. Togliete quei cartelli, Sibilia, la richiamo all'ordine per la seconda volta. E a ripulire questa repubblica filo mafiosa. Una delegazione del Movimento 5 Stelle ha incontrato venerdì 12 dicembre il prefetto di Roma Pecoraro, il quale ha assicurato tempi brevi per una ispezione ed il possibile seguente commissariamento del comune. Beppe Grillo propone una fase di transizione targata 5 Stelle. Oltre allo scioglimento, una piccola disintegrazione del Consiglio e mettere pro tempore una specie di commissario del Movimento 5 Stelle, perché io credo che sia l'unica, chiamiamola, forza politica in grado di garantire almeno un po' di fiducia, anche perché siamo gli unici che non entriamo in questa spartizione qua. Chi ci vuoi mettere? Sempre gli stessi. Il piano B è questo, ce l'avete davanti il piano B, non ce ne sono altri.
Il finto bilancio della difesa è quello che abbiamo scoperto oggi in commissione. Esistono due bilanci, uno reale e uno parallelo. Ci hanno raccontato di aver tagliato per circa 500 milioni di euro gli investimenti nella difesa, ma non è così. Hanno soltanto spostato quelle somme relative agli acquisti degli F-35, delle navi e di tanti altri armamenti in altri ministeri come il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero di Economia e Finanza. Il Movimento 5 Stelle chiede in maniera chiara che venga fatto un unico bilancio per sapere quanto costa oggi la difesa. La difesa dice di tagliare 504 milioni per l'anno 2015 e 600 milioni per l'anno 2016. In realtà non è così, ha semplicemente spostato questi investimenti su un altro settore, sul Ministero dello Sviluppo Economico. Noi pretendiamo chiarezza, pretendiamo che questi dati vengano messi nel bilancio della difesa e computati correttamente. Il Movimento 5 Stelle si è sempre posto a favore dell'abolizione di Equitalia contro un sistema corrotto che influenza ancora oggi il sistema della riscossione. Il Movimento 5 Stelle denuncia a Equitalia di aver appaltato la riscossione a società che utilizzano messi notificatori inquadrati in contratti a progetto e dunque non abilitati. E questo è l'oggetto di un'interrogazione presentata al Ministro del Lavoro Poletti. Questo potremmo definirlo un caso di ordinaria illegalità, solo che a fare la parte del cattivo è lo Stato in questo caso e questo è gravissimo. Equitalia Sardegna S.p.A. Avrebbe affidato a delle società private in subappalto il servizio di notifica delle cartelle. Cosa è avvenuto? Che queste società a loro volta hanno, non hanno regolarizzato i messi notificatori. C'è stata un mancato versamento dei contributi previdenziali per migliaia e migliaia di messi notificatori di lavoratori e anche di ritenute fiscali, quindi un danno per l'erario, un danno per l'INPS, un danno per i lavoratori e soprattutto, mi perdoni, vado a terminare, si potrebbe aprire un contenzioso pazzesco tra i contribuenti e lo Stato, quindi una bolla sociale che sta per esplodere. Ciao a tutti, facciamo questo video per informare le imprese italiane e i lavoratori di quello che sta avvenendo in legge di stabilità. È un fatto gravissimo, il governo sopprime l'articolo 8,9 della legge 407 del 90, una legge importantissima che ha aiutato milioni di imprese ad assumere lavoratori disoccupati di lunga durata e che prevedeva uno sgravio totale dei contributi e uno sgravio totale del premio INAIL. Ci sono a rischio 300.000 posti di lavoro. Questo è il calcolo che è stato fatto dai consulenti del lavoro. Per fare una nuova legge che prevede degli sconti contributivi così sostanziosi come la 407, loro dovranno obbligatoriamente passare per il pareggio di bilancio, quindi una serie di problematiche. Il Movimento 5 Stelle ha presentato diversi emendamenti affinché non venga soppressa questa importantissima legge che aiuta le aziende italiane e i lavoratori italiani. Bombardate e inviate mail e spiegate loro che cosa succederà alle imprese italiane e che tipo di beneficio le imprese italiane perderanno per sempre se questa legge verrà soppressa. D'Europa anche alla carta stampata, mentre invece non credo che esista in Europa un paese dove la carta stampata è stata così penalizzata dalla incapacità di normare gli affollamenti pubblicitari televisivi.